parlo dagli studi italiani di cultura di Cracovia. Siamo qui in una Cracovia assediata e siamo chiaramente vicini a tutti i nostri connazionali che stanno vivendo un momento difficile. Anche qui la Polonia sta attraversando un suo momento difficile, ma sappiamo tutti che niente è paragonabile a quello che in Italia si sta vivendo in questo momento. E in questo momento di crisi, in questo momento particolare per tutti quanti noi, credo che oggi sia importante ricordare una delle figure storiche che hanno fondato la nostra identità nazionale, vale a dire Dante. Oggi ricorre il giorno del Dante Dì e credo che la cosa migliore sia quella appunto di riferirsi alla sua poesia, al suo messaggio poetico, perché come tutti sappiamo l'Italia non si è fondata sulle guerre, sulle battaglie, sugli scontri tra popoli, ma appunto la sua identità nazionale si basa proprio sulla poesia, sulla letteratura. E credo che la lingua italiana, come dicono alcuni critici, dove il sì si canta, appunto, rappresenti l'identità nazionale, rappresenti un valore per tutti quanti noi, forse un valore mondiale che tutti ci riconoscono e che porta un messaggio di pace e di amore in questo momento difficile per tutto il mondo.